Tommaso Zorzi, proposta proibita da Rocco Siffredi, cosa bolle in pentola. Stefano Sala affossa tale e quale show, dura stoccata per Paolo Petrelli. Rosalinda Carnavò senza Adrian Zegga ammette tutto, l'inedita confessione. Le vacanze di Rosa Di Grazia sono con lui, l'ex tronista di Uomini e Donne. Temptation Island, il resort va in fiamme, evacuate 60 persone di notte. Ciao a tutti, io sono Mauri e questo è il TG Pettegola, l'unico telegiornale che fornisce concrete risposte agli italiani su quello che realmente loro vogliono sapere. Come ad esempio, che fine ha fatto Tommaso Zorzi? Tommaso Zorzi qualche tempo fa aveva aggiornato i suoi fedeli sostenitori rivelando che si trovava in Sicilia per trascorrere qualche giorno di relax e stancare la spina, visto che ha fatto Grande Fratello, Isola dei Famosi, insomma, di esperienze ne ha fatte davvero tante, ed è giusto ritagliarsi un periodo di pausa. Pare però, anzi è così visto che l'ho detto lui stesso, che Tommaso Zorzi si è spostato dalla Sicilia alla Sardegna per raggiungere Rocco Siffredi, affermando che stanno lavorando a un progetto insieme, ma che lui non dirà nulla, invitando i suoi fedeli sostenitori a visitare il suo profilo. Ora, la coppia è un po' forse bizzarra, ma sicuramente promette bene che i due stiano lavorando a Drag Race Italia, il programma che ancora deve iniziare e già sta facendo parlare non poco perché molti non volevano Zorzi come giudice. Staremo a vedere. Da Tommaso Zorzi invece passiamo a Stefano Sala. Stefano Sala da qualche tempo a questa parte viene dato come un concorrente ufficiale tale e quale show, ma l'ultimo a tutto, quando Carlo Conti annuncia i concorrenti, il suo nome non c'è mai. Per questo motivo i suoi fedeli sostenitori gli hanno prontamente chiesto perché non fa parte del cast. Stefano ha risposto che al momento non se la sente di partecipare al programma, in quanto è qualcosa che sente di dover fare più a fine carriera e non all'inizio o all'apice, in quanto il programma prevede appunto una gara di imitazioni e non permette al pubblico di conoscere la vera essenza del personaggio in sé. Ai fedeli utenti della rete tutto ciò è sembrato come un'autentica stoccata a Pierpaolo Petrelli, che sta da poco cercando di farsi strada nel mondo della musica. Soprattutto se si tiene in conto che di recente Stefano ha anche unfollowato Giulia Salemi, con cui era grande amico. Ora, noi non sappiamo se sia soltanto un suo pensiero o una stoccata a Pierpaolo Petrelli, però certamente se numerosi portali, anche affidabili, hanno fatto il suo nome per i provini e poi dire di non voler partecipare perché non rappresenta proprio le proprie corde, non è che si sta un pochino a rosicà Stefano? Chissà. La prossima notizia invece vede protagonista Rosalinda Carnavò. Rosalinda è appena tornata per un viaggio di lavoro dalle Isole Eolie, dove si trova senza il suo Andrea Zenga. Rosalinda ha fatto un'etica confessione ai suoi fedeli sostenitori, affermando che ogni tanto stare da soli senza il proprio partner accanto fa davvero bene. Ora Rosalinda, chi può essere più d'accordo che me praticamente? Vuoi mettere di tornare a casa senza qualcuno che ti urla le orecchie e riposi in tranquillità? Brava Rosalinda, siamo tutti con te. Per la prossima notizia che riguarda Rosa Di Grazia, gli amici di Maria De Filippi, ho bisogno dell'aiuto di Francesca, che ci farà maggiore chiarezza sulle sue vacanze estive che promettono non pochi gossip. Francesca, a te la linea. Grazie mille Maurizio per avermi passato la linea. È tempo infatti per noi di parlare di flirt estivi. A darci l'opportunità è stata Rosa Di Grazia, la ballerina uscita da Amici e da una relazione mai pienamente decollata con Daddy. Adesso però la ragazza pare decisa a rifarsi. Si trova infatti a Ischia, ma a quanto pare non si trova da sola. Confrontando infatti un profilo Instagram con il suo, sono uscite delle immagini molto simili. Stessa pizzeria, stessa barca, insomma sembra una vacanza condivisa. Con chi? Con l'ex Uomini e Donne Alessandro Zarino. Anche lui, oramai single, pare aver deciso di distrarsi con la ballerina. Ora, distrarsi come amici, distrarsi come coppia, distrarsi come flirt? Non c'è dato saperlo, ma noi continuiamo a monitorare i profili Instagram e chissà che non esca qualche altro scatto rivelatore. Intanto restituiamo la linea allo studio. Grazie Francesca per questo tuo incredibile contributo e passiamo all'ultima notizia del giorno, che purtroppo di ironico non ha davvero nulla. Stiamo parlando di Temptation Island, in quanto il resort dove la trasmissione viene girata ogni anno è stato incendiato. L'episodio si è già avvenuto anche lo scorso anno e quest'anno si è ripetuto nuovamente e secondo le prime indagini pare che sia stato incendiato l'ufficio del titolare e alcune zone esterne. Insomma, l'incendio sembra essere davvero
voluto e non casuale, visto che, come abbiamo anticipato, si è rivelato anche l'anno scorso, è stato fatto e poi è stata trovata una lettera minatoria al titolare. Fortunatamente però nessuno si è fatto male, anche se durante la notte sono state evacuate ben 60 persone. Il programma invece non risulta affatto indenne, visto che ha finito già da qualche tempo le sue registrazioni e stasera andrà in onda l'ultimissima puntata. Noi speriamo ovviamente che giustizia venga fatta. Il TG intanto per oggi finisce qui, ma noi ci rivediamo sempre domani con tante news e tanti gossip sui personaggi più amati della TV. Alla prossima!